abbiamo incontrato il presidente della cooperativa Pantacop, Mauro Pellegrini, e abbiamo cercato di capire come funziona il progetto di Caffè Galeotto, ma per approfondire la cosa, per essere ancora più chiari, abbiamo anche qui il responsabile di comunicazione e marketing, Daniele Pellegrino, al quale domandiamo come attraverso questo progetto la cooperativa interagisce con i detenuti e quali sono i valori che cercano di trasmettere, ecco, al di là della formazione professionale. Allora, diciamo che la nostra mission è quella di integrare persone che sono state emarginate dal sistema. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare una seconda possibilità a delle persone che hanno sbagliato. E quindi il nostro progetto è una reinclusione sociale, in sostanza, e attraverso una serie di attività che noi facciamo da ormai più di 14 anni all'interno della cooperativa Pantacop. Abbiamo svolto diverse iniziative dal 2000, cioè da quando è nata la cooperativa, per avere anche un modo, diciamo, per riutilizzare queste competenze che hanno assunto all'interno del carcere quando escono, ok? Perché diversamente nel 70% dei casi, quando escono, i detenuti commettono il reato di nuovo. Quindi diciamo che il carcere, se ha una valenza pedagogica, può servire a qualcosa. Diversamente diciamo che è solamente ha un carattere punitivo e non ha nessun tipo di valenza oltre questo. Dall'inizio dell'anno abbiamo intrapreso questa attività che è quella del Caffè Galeotto. E il Caffè Galeotto è un prodotto che viene confezionato, lavorato, tostato dai ragazzi che stanno all'interno del nuovo complesso di Re Bibbia, e diciamo che ha una filiera corta, nel senso che noi prendiamo il caffè dai crudisti in diverse parti del mondo, lo tostiamo e poi dopo lo portiamo direttamente nei nostri punti vendita che sono dislocati per Roma, insomma. Abbiamo l'opportunità di vendere al dettaglio, così come probabilmente entreremo anche forse all'interno del circuito di supermercati. Appunto, stiamo parlando della vendita al dettaglio e dei supermercati. Come è stata la risposta per questo nuovo prodotto, il Caffè Galeotto? Qui vediamo sia in versione appunto bar che in versione casa, abbiamo anche la macchina che danno in comodato d'uso se volete farvi un ottimo caffè. Come è stata la risposta del mercato? Ci sono stati dei pregiudizi per via dei detenuti o il prodotto sta avendo riscontro e è un successo? Allora, noi abbiamo fatto diversi eventi di promozione e diciamo che tutte le persone che si sono avvicinate, che hanno voluto scoprire di più riguardo il nostro prodotto, sono rimaste tutte quante molto soddisfatte, perché hanno capito che noi siamo contro la massimizzazione del profitto, che è una cosa che purtroppo negli ultimi tempi viene molto spesso meno. E abbiamo la possibilità di dare, come hai accennato tu, le macchine in comodato d'uso sia per gli uffici che ovviamente per i bar. Vediamo la confezione da un chilo dei grani, quindi ancora da macinare, e poi anche il macinato normale, quello da 250 grammi per la moka, per la caffettiera da casa. E abbiamo anche fatto dei cesti natalizi ad hoc, e che stanno avendo un buon feedback, perché stiamo avendo molte ordinazioni. Quindi basta andare sul sito di www.caffegaleotto.it e scegliere qual è il prodotto che a voi piace di più. Un'ultima cosa, abbiamo parlato anche quindi delle iniziative e della buona risposta del mercato. Qual è il progetto, se ci sono dei progetti per il futuro che state seguendo per ampliare il mercato del caffè e per coinvolgere ancora meglio i detenuti magari? Allora, ovviamente il nostro obiettivo è quello di coinvolgere più ragazzi possibile all'interno della torrefazione. E è ovvio che, essendo partiti tarda primavera, diciamo, poi con la produzione, effettivamente abbiamo avuto poco tempo per entrare nel mercato e stabilirci. Però il nostro obiettivo è quello di incrementare il numero dei ragazzi all'interno che lavorano. E se dovessimo riuscire ad entrare in una serie di botteghe solidali e soprattutto avere un riscontro anche dalla Lega Coop, riusciremo anche ad entrare, diciamo, a tutti gli effetti nel mercato della grande distribuzione.
Siamo stati alla cooperativa Pantacop, dove abbiamo intervistato il presidente Mauro Pellegrini, il responsabile della comunicazione e marketing Daniele Pellegrino, e abbiamo visto lo svolgimento del loro nuovo progetto, quello del Caffè Galeotto, un progetto molto efficace che permette ai detenuti emarginati di interagire di nuovo col sociale. Come andrà a finire l'estate con noi? Perché ci rivedremo il 15 dicembre all'interno del carcere di Bibbia per l'inaugurazione del Caffè Galeotto. E soprattutto lo chiederemo direttamente ai protagonisti, i detenuti. Un saluto da CNO Web TV.